È un anno, è il nostro anniversario e io mi ritrovo a Sanremo con Alice Olivari. Ciao Lorenzo, come stai? Bene, che una carambata a rincontrarsi così. Una carambata per caso, ma entrambi eravamo nei pensieri l'uno dell'altro. Vero, è verissimo, sì. Di nuovo a Sanremo, Sanremo 2023, che progetti ci sono, Alice? Io ti seguo, tanti nuovi singoli, dici tutto. Sì, guarda, sono veramente contentissima di come è passato il 2022, quando ci eravamo conosciuti, perché dopo Sanremo ho pubblicato 3 singoli e per essere un'artista indipendente è veramente tanto, un bel passo, sono molto contenta. E il 2023 è iniziato con il super botto, perché sono andata a fare Tali e Quali con Carlo Conti su Rai 1, quindi interpretavo Lady Gaga, veramente un'artista incredibile. È veramente stato difficile, devo ammetterlo, interpretarla. Una bella sfida, però insomma mi sono divertita davvero tanto e sono contenta di averlo fatto. Sei stata bravissima sia nel modo di muoverti, di gesticolarti, anche nelle tonalità, poi bellissimo con quel tagliere, bella, 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 bella. Grazie, grazie. C'era la chitarra che io non so suonare, lo ammetto, qui lo dico e qui lo nego, che mi hanno dato in mano sta chitarra, che io la trattavo come se fosse una carcassa praticamente, mi hanno detto trattala un po' meglio, e poi le lenti a contatto, perché lei non ha gli occhi azzurri come li ho io, e quindi hanno dovuto mettermi queste lenti e mi hanno complicato la vita, però veramente una bella sfida divertente, sì. Bravissima. E che cosa ci aspettiamo invece ora dopo Tali e Quali e ora che sta per terminare anche il Festival di Sanremo? Beh, sicuramente sono qui come l'anno scorso per promuovere la mia musica, promuovere me stessa, i miei progetti, e sto seminando, sperando sempre che cresca qualcosa di bello e di grande, e sicuramente seguiranno nuova musica, nuove pubblicazioni, ho già dei brani pronti anche col videoclip, e continuo a scrivere, continuo a produrre con il mio produttore, tante cose che bollono in pentola e pian pianino arrivano. Come possiamo scoprirli, Alice? Tramite i tuoi profili, e quindi come ti rintracciamo sui social? Certo, allora, se mi seguite sui social sicuramente sarete aggiornati su tutto, quindi Instagram, Alice Olivari Music, ma anche Facebook e TikTok, sempre Alice Olivari, e poi la mia musica, quella già pubblicata, la si trova dappertutto, Spotify, Apple Music, il mio canale YouTube dove trovate i videoclip, e dove si digita Alice Olivari ci si trova, insomma. E ve lo confermo. Alice, chi vince il Festival di Sanremo? Sicuramente Mengoni, anche se io voto tantissimo, ho proprio votato fisicamente Rosa Chemical. Mamma mia, pazzesco! Io lo amo, lo seguo tra l'altro da tempo, quando ancora non era, diciamo così, sulla cresta dell'onda. Lo stimo tantissimo come artista prima di tutto, ma anche per la persona che è, perché è vegano come me tra l'altro, quindi io adoro tantissimo e gli auguro il meglio. Alice, noi ci vediamo l'anno prossimo? E allora a Sanremo 2024. Certo, assolutamente. Magari anche prima, chi lo sa. Anche prima. Ciao White Radio. Ciao White Radio, grazie.